tutti ed eccoci in questa nuova puntata di Rock Politic in cui scambieremo quattro chiacchiere con il professore Antonio Rinaldis. Innanzitutto possiamo dire che possiamo togliere la mascherina perché siamo a un metro di distanza e ci separa il plexiglass. Quindi, professore, meno male. Bentornato. Sì, riesco a respirare. Bentornato negli studi di Obiettivo News. Grazie, Cristian. Come sta andando questa, visto che lei è un professore, questo nuovo anno scolastico all'Aldo Moro? Cosa è cambiato e quali sono i disagi che stanno vivendo i studenti e anche i professori? Ma è chiaro che l'emergenza sanitaria, a dispetto di quello che pensano i negazionisti, è un dato reale. È un dato reale e ci ha costretto, evidentemente, anche noi, sia come privato cittadino che come insegnante, ci ha costretti a cambiare delle abitudini, dei comportamenti, e quindi anche la scuola ha dovuto adeguarsi. Devo dire che il liceo di Rivarolo, insomma la scuola, rispetto anche ad altre scuole del comprensorio, sta, come dire, tenendo, utilizzando un termine forte, sta tenendo nel senso che stiamo limitando il numero dei contagi, anche in realtà forse non ce n'è quasi nessuno, tra gli insegnanti neppure, e quindi al momento, tolte le precauzioni, le inevitabili, le lezioni si stanno svolgendo in maniera regolare. Poi, vabbè, avete saputo delle difficoltà legate all'organico, alle lungaggini che sono, dire, croniche oramai nella scuola italiana. Però, ecco, io considero prioritaria e fondamentale l'apertura delle scuole. La scuola è un'istituzione sociale, pubblica, ma non è solo quella. È un luogo di aggregazione, di crescita. E noi non potremmo permetterci di strappare dalla vita dei ragazzi e delle ragazze anni fondamentali della loro crescita. La didattica a distanza è un clamoroso bluff dal mio punto di vista, un'illusione didattica, perché la didattica è, come la definisco io, un corpo a corpo tra insegnante e studente. La mediazione imposta dal mezzo meccanico o tecnologico o digitale snatura la relazione educativa, rendendola asettica, privandola di quel pathos, di quella parte emotiva che è fondamentale anche per la trasmissione delle emozioni e quindi anche dell'apprendimento. Dunque la sfida che noi dobbiamo reggere nei prossimi mesi è proprio questa: tenere aperto il dialogo educativo, perché tenerlo aperto vuol dire tenere aperto il dialogo umano. È la formazione di una generazione che non deve passare attraverso i circuiti cibernetici e la distanza, no? Noi dobbiamo ricostruire una vicinanza, una prossimità, che significa anche appunto riscoperta della relazione. Quindi da questo punto di vista, con tutte le difficoltà che dobbiamo naturalmente affrontare quotidianamente, l'inizio della scuola per me è stato un evento veramente molto importante. Chiuso il capitolo scuola, io parlerei di un suo articolo che ho avuto modo di leggere e che consiglio a tutti i nostri spettatori per Agenda Domani. Un articolo in cui sono riportate molti aforismi da parte sua, molte citazioni molto forti. Una tra tutte è: il virus è fascista. Ecco, lei ha analizzato questo modo di cambiare politica da quando c'è stato l'avvento del coronavirus, da quando i contagi sono iniziati a salire in modo repentino. Ecco, cosa intende con la frase virus è fascista? Ecco, intanto voglio fare una premessa che per me è importantissima. Dire che il virus è fascista, intanto è una provocazione, naturalmente, perché il virus è un virus, è del tutto inconsapevole, no? È post-ideologico, lo chiameremmo così, no? Oggi con un'espressione che ci piace, quindi non ha colore politico. Però mi preme sottolineare il fatto che io non sto negando l'esistenza del virus e tantomeno sto dicendo che le misure che si stanno attuando in Italia, ma non solo, anche in Europa,
siano fasciste. Sto dicendo, questo mi porterebbe in un terreno che non è quello che io, come dire, nel quale io mi riconosco, che è quello dei negazionisti, questi scellerati che sono andati a Roma 2 settimane fa, che hanno messo insieme slogan di vario genere, strampalatissimi, no? Dalla critica al 5G, alle scie chimiche, oppure alla negazione stessa, no? Del virus. Quindi, cioè, io non voglio assolutamente fare questo, perché sarebbe una posizione totalmente irrealistica e irrazionale. No? Quando io dico che il virus è fascista, dico che purtroppo le reazioni, io credo, inevitabili di fronte all'epidemia, che poi è diventata pandemia, o quella che noi chiamiamo emergenza sanitaria, le reazioni che abbiamo dovuto mettere in atto, sia a livello pubblico che a livello privato, hanno comportato una riduzione, una restrizione delle nostre libertà individuali. Cioè una cessione, diciamo, di sovranità da parte dell'individuo nei confronti dello Stato e della collettività. Ora, questo, io mi rendo conto che questa è una questione enorme. Recalcati, in un'intervista qualche giorno fa, diceva che la libertà deve essere responsabilità, no? E che non c'è libertà senza responsabilità. Ecco, io sono d'accordo con Recalcati, però bisogna anche sottolineare un aspetto, che se è vero che la libertà è responsabilità e che io quindi, nel momento in cui sono libero, devo anche tener conto dell'esistenza di un mondo fuori di me, cioè dell'esistenza degli altri, è anche vero che non si può accettare, come dice Agamben, altro filosofo italiano molto importante, non si può accettare che lo Stato d'eccezione, che lo Stato nel quale noi ci troviamo, diventi la normalità. Ecco, noi dobbiamo essere consapevoli che quello a cui stiamo rinunciando è una parte fondamentale delle nostre conquiste civili e politiche degli ultimi 200 anni, e lo dobbiamo riconoscere. Questo non vuol dire ribellarci attaccandoci a un'idea privatistica della libertà, per cui la libertà consiste nel fare quello che mi pare e piace, fregandomene degli altri. No, si tratta di essere vigili, no? Ecco perché il virus è fascista, perché il virus sta lasciando passare nelle nostre società democratiche l'idea che si possa rinunciare a dei diritti. Ecco, noi questo possiamo accettarlo in questa contingenza, ma dobbiamo essere consapevoli che questo è un male e che non potremo accettarlo in nessun caso, in nessun altro caso. Sì, forse, come dice lei, con questa seconda ondata ci sembra quasi di essere una normalità, no? Che queste nuove restrizioni siano qualcosa di normale, di consuetudinario, invece stiamo vivendo veramente qualcosa di storico e di veramente importante, e che queste libertà prima o poi dovranno ritornarci, diciamo, tra virgolette, e questo dobbiamo capirlo, perché sennò veramente rischiamo di andare verso un'ondata autoritaria, no? Verso un'ondata autoritaria, certo. Nel suo articolo ho letto un termine che mi ha incuriosito molto, il termine biopolitica. Ecco, ci vuole spiegare cosa intende con questo termine? Ma allora io, professore, anche qua cerco di essere molto divulgativo e molto semplice. La parola biopolitica, il termine biopolitico è un termine coniato recentemente da alcuni filosofi. In Italia è stato utilizzato molto da Giorgio Agamben, che è un filosofo, ma diciamo che risale agli anni 70, al pensiero di Foucault, per esempio, no? Cioè, traducendo questa cosa in maniera che possa essere compresa, l'idea è questa. Nelle società contemporanee il potere viene esercitato non più e non soltanto in maniera universale e oggettiva, e quindi non riguarda solo l'aspetto esteriore della nostra vita, ma investe, come diceva Foucault, il nostro corpo. E pensate alla medicalizzazione della vita, no? A tutte le imposizioni e le regole che sono state, come dire, inventate, create, che diventano appunto dei meccanismi di controllo.
Ecco, quello che la biopolitica ci, anche in questo caso, no, rappresenta un po' una specie di coscienza critica, ci avverte del fatto che la politica, e quindi il potere politico, non si occupa più solo dell'aspetto esteriore, ma in qualche modo è come se si fosse infiltrato nelle nostre vite e le controllasse dall'interno. La biopolitica è evidente che ha l'obiettivo di smascherare questa stretta connessione fra medicina, scienza e scelte governative. Ripeto, anche qui non si tratta di fare complottismo. Il complottismo è una posizione anche questa insostenibile, perché banalmente si dovrebbe dire che si dovrebbe chiedere ai complottisti chi è il grande regista di questo ipotetico fantomatico complotto mondiale, ma non saprebbero naturalmente rispondere, no? Si tratta piuttosto di analizzare le dinamiche sempre più autoritarie e totalitarie che si nascondono anche all'interno delle società cosiddette democratiche e occidentali, proprio per questa stretta connessione fra tecnologia, medicina e politica, no? Guardate in questo frangente storico, no? Come il parere dei cosiddetti esperti, no? Virologi, epidemiologi, poi alcuni si sono anche diciamo infiltrati, si è scoperto che erano veterinari, però no, anche espertissimi anche di virus, vabbè, non è che gli animali non abbiano i virus, però insomma, comunque, tutta questa popolazione, no, di cosiddetti esperti o tecnici, ecco, come ha effettivamente orientato e diretto le scelte della politica. Ma non dobbiamo dimenticarci una cosa, che non è la scienza, non è la tecnica che deve decidere come e come cosa e come vivere. È la politica, ovviamente sulla base come dire, dei responsi dei tecnici o degli scienziati, ma abbiamo anche capito un'altra cosa in questo contesto, che la scienza non ha una voce sola, ne ha molte, e di conseguenza è l'ultima decisione, la decisione fondamentale, quella che è dirimente, spetta appunto alla politica, che deve essere svincolata dalla scienza, come nel Medioevo doveva, non è riuscita a svincolarsi dalla religione, così deve farlo nell'età contemporanea, deve trovarsi uno spazio di autonomia rispetto all'ingerenza della tecnica e della scienza. Ecco, abbiamo parlato di crisi politica, no? Io mi soffermerei anche soprattutto sulla crisi democratica. Tra poco ci saranno le elezioni in America, negli Stati Uniti, forse saranno tra le elezioni più importanti nella storia degli Stati Uniti d'America, perché si deciderà verso che strada andare a livello globale. Ecco, in questo periodo si è notato, sto notando molto un appeal verso il regime russo e il regime cinese. Ecco, siamo forse davanti alla crisi democratica, al fallimento della democrazia? Ma no, è giusto, Cristian, quello che dici. E in effetti è il meccanismo perverso che si è un po' come dire, accentuato poi, che era già presente dall'11 settembre 2001, che si è accentuato, è quello della paura, che diventa fobia. Allora, vedete, la psicologia delle masse è piuttosto prevedibile, è stata studiata alla fine dell'Ottocento, fin dalla fine dell'Ottocento, e per esempio la paura è un veicolo importante per indirizzare il consenso popolare. Allora, io anche qui di nuovo non sto dicendo che c'è qualcuno che consapevolmente crea paura o genera fobie, sto dicendo che c'è una tendenza quasi inerziale nelle nostre società di massa a veicolare contenuti fobici, no? E il terrorismo è stato il primo esempio, no, di questa involuzione. Allora, il meccanismo che sta alla base della paura induce comportamenti sempre più remissivi, cioè le persone per sconfiggere la paura hanno bisogno di fidarsi all'uomo forte, hanno bisogno di affidarsi a qualcuno che in qualche modo li rappresenti e li protegga. Allora capite che la figura di uno come Putin o della leadership cinese, così monolitica, così decisionista, di fronte alle incertezze, se vogliamo, no? Io dico incertezze assolutamente legittime della democrazia, in un momento come questo affascina. Cioè tutti
avremmo bisogno della soluzione, come dire, definitiva, no? Della formula magica che ci guarisca dalle nostre ansie. E dietro l'angolo c'è sempre l'uomo della provvidenza, no? L'uomo del destino, l'unto del Signore che ci salverà. Ora, questo atteggiamento è un atteggiamento tipicamente infantile, che si adatta perfettamente alla psicologia delle masse. La democrazia richiede individui adulti e maturi. Noi dobbiamo continuare a coltivare questa maturità e questa educazione alla maturità e alla fiducia anche nella possibilità di fallire, no? Perché non esistono nella vita come nella politica certezze assolute e verità, diciamo, scolpite nella roccia. La rielezione di Trump sarebbe un passo veramente significativo verso questa ondata autoritaria, forse. Caro Christian, se tu mi chiedi cosa penso di Trump, io posso dirti che ne penso tutto il male possibile, ovviamente, no? Anche se non conosco così bene il fenomeno, perché di questo si tratta, no? Trump è un mix strano, no? Tra pressapochismo, superficialità, faciloneria e furbizia. Poi ci mettiamo su tutto questo il cappello del cosiddetto populismo. In questa salsa strana lui è riuscito a crearsi un consenso. Io non sono così sicuro che Trump non è così intelligente per creare un regime autoritario. Credo che più che altro, io spero che non accada, la rielezione di Trump sarebbe un cattivo segnale rispetto alla salute mentale degli americani. Perché dopo questi 4 anni, o anche semplicemente dopo aver assistito al modo veramente maldestro con cui è stata gestita la crisi sanitaria in America, mi sembra veramente impossibile che possa essere rieletto. Rimanendo invece in Italia, come giudica l'operato della sinistra, che adesso è il governo, e l'operato anche dell'opposizione, della destra, questo anche a livello europeo, se vogliamo ampliare il discorso? Ci sono stati degli errori da ambo le parti o principalmente solo da una parte, secondo lei? Ma allora, partiamo da quelli che mi piacciono meno, cioè la destra. La destra intanto, vabbè, non è al governo e quindi in qualche modo è più facile la posizione della destra. Fa opposizione e fa giustamente quello che deve fare l'opposizione. Allora, che cosa ha fatto la destra in questi 6 mesi? Intanto non ha avuto una posizione così coerente, così chiara, no? Lo stesso Salvini e la stessa Meloni hanno oscillato paurosamente fra posizioni quasi opposte, no? All'inizio non volevano la chiusura. Poi hanno accusato il governo di debolezza per non aver chiuso abbastanza in fretta. Poi però, quando hanno capito che stava crescendo un malcontento nella popolazione, allora hanno di nuovo ripristinato la critica all'eccessivo controllo e quindi hanno difeso in maniera del tutto strumentale l'idea di una libertà, no? Che però, se mi permettete, è un'idea primitiva della libertà. Cioè, la libertà, come dicevo prima, consisterebbe nel non mettersi la maschera, no? La mascherina, come se fosse la maschera o la mascherina fosse, come dire, il simbolo di un governo repressivo e autoritario. E questa critica arriva proprio da una parte politica che non ha mai nascosto, soprattutto Meloni, le simpatie per il regime fascista. Quindi, questo, capite che questa è una confusione totale, ma l'unica coerenza che vedo è il tentativo di trovarsi degli spazi politici, no? Di incarnare il malcontento che evidentemente c'è tra la popolazione rispetto a misure che sono oggettivamente, come dire, fastidiose, no? Rispetto al nostro stile di vita. E rispetto alla sinistra, che quindi, parlando della sinistra, intendendo chi sta in questo momento al governo, io credo che quello che è stato fatto
tra marzo e oggi non sia magari stato il meglio che si poteva fare. Io parlo della scuola, sono stati fatti degli errori di valutazione, ci sono state delle enormi lentezze nell'adeguamento della scuola e delle scuole alla nuova situazione. Tant'è che siamo arrivati all'inizio dell'anno con molti organici scoperti, mancanza di insegnanti. Questa storia dei banchi io ancora non l'ho capita, non li ho mai visti. Credo che avremmo dovuto investire quel denaro forse in altro, no? Io credo che quindi nella contingenza fosse difficile, no, fare diversamente, però una cosa mi sento di dirla anche al centro-sinistra: il virus, oltre che essere fascista, è anche un evento rivelatore. Che cosa ci ha rivelato il virus? Che le politiche sulla sanità, sulla scuola, sui trasporti, sul welfare, negli ultimi 25 anni sono state sbagliate. E l'impreparazione che noi abbiamo evidentemente manifestato, ma non solo in Italia, ma anche nel resto d'Europa, di fronte a questo evento, segna, spero, il definitivo fallimento delle politiche di austerità che hanno segnato gli ultimi 20 anni dell'economia europea, anzi della linea politica della BCE e dei governi europei. Ecco, quindi l'errore, i limiti della sinistra non sono stati tanto nella gestione diciamo dell'emergenza, che sicuramente si poteva fare meglio, ma sono stati proprio nella strategia con cui sono state affrontate le politiche di governo negli ultimi anni, che sono purtroppo spaventosamente emerse proprio in questa circostanza. Sì, forse in Europa è proprio emerso un'insostenibilità del sistema welfare, forse, e bisognerebbe andare incontro verso una mutualizzazione del debito, una cassa comune per pensioni, assistenzialismo. Forse questa è la strada giusta che stanno spingendo da anni. Vorrei fermarmi anche un attimo sul canavese, perché questa crisi epidemiologica e questa crisi economica riguarderà anche il canavese tra qualche mese, tra qualche anno. Il canavese sappiamo che è una regione che è rimasta molto indietro nel tempo a livello imprenditoriale, a livello... Ecco, cosa si potrebbe fare per far ripartire il canavese, sia a livello economico che a livello culturale? Oddio, questa è una domanda veramente difficile che mi comporta, come dire, anche una enorme difficoltà nella risposta. Io potrei dirti veramente in maniera molto superficiale che il canavese ha bisogno di riprendere, ha bisogno di ripensare a un modello di sviluppo e di crescita che non può essere quello su cui ha costruito la ricchezza nel secondo dopoguerra, fino agli anni 90. Ecco, quindi spostare, diciamo, il centro dell'iniziativa economica dall'industria a qualcosa che ancora non riusciamo a intravedere. Io penso per esempio al turismo e alla valorizzazione del territorio. Io sono stato candidato alle ultime elezioni regionali per Demos e una delle mie, tra virgolette, battaglie politiche nel mio piccolo era quella di rivalutare la bellezza. Cioè, la bellezza vuol dire che la politica, ma la bellezza non nel senso puramente estetico, la bellezza come possibilità di fare economia. Cioè, questo è un territorio che non ha creduto a sufficienza nelle sue capacità, nelle sue risorse ambientali, paesaggistiche, storiche, perché ha investito in un'unica direzione. Quando quella strada si è, come dire, interrotta oppure si è esaurita, siamo rimasti, mi ci metto pure io,
un po' con il fiato, senza fiato, senza sapere come andare avanti e dove andare avanti. E aggiungo solo un'ultima cosa. Fare turismo, fare economia turistica, significa uscire dal campanilismo, cioè cominciare a ragionare in termini sistemici. Cioè, è chiaro che se tu proponi un pacchetto turistico limitato a Rivarolo, la scommessa è persa. Quindi questo richiede agli amministratori locali del territorio una lungimiranza, una capacità progettuale, ma soprattutto il superamento di quello che appunto sono le limitate dimensioni del loro territorio comunale. Allora questo, quindi fare un piano di rilancio economico significa proprio questo, pensare al canavese come sistema e non come un insieme di piccoli comuni o di piccole realtà che da sole non potranno minimamente risollevarsi. Grazie mille della risposta, grazie mille dell'intervista professore, e grazie a voi per aver seguito questa puntata e ci rivediamo alla prossima puntata di Europolitik. Grazie a te Cristian e grazie a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci, grazie.